minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie. Era il 22 novembre del 1959, quando qui a San Giovanni Rotondo giunse, pensate un po', il presidente del Consiglio, Antonio Segni. Ma questa visita ci aiuta a capire un po' qual era il temperamento di Padre Pio da Pietrelcina e soprattutto quello che lui diffondeva anche a livello di clima tra i suoi confratelli e anche nei confronti di personaggi come ad esempio un presidente del Consiglio venivano qui a trovarlo. Ad esempio viveva ogni giorno diffondendo intorno a sé una gioia serena, pur sotto i colpi dell'incomprensione, della persecuzione, del grande dolore. Nascondeva tutto sotto il velo di un sorriso e con il suo buon umore aiutava sé e gli altri a vivere proprio in questa atmosfera di perfetta letizia. Questo suo temperamento ci riporta un po' a quella visita che fece Antonio Segni qui a San Giovanni Rotondo quel giorno. Erano le 15:30 di quel 22 novembre, il Presidente del Consiglio venne accompagnato su nella clausura verso la saletta dove si incontravano tutti questi personaggi illustri. Padre Pio lo attendeva e nel momento in cui entrò l'illustre ospite cominciò a presentare il suo seguito, cominciando dall'onorevole Russo. Nella sala erano in tanti, ma silenzio e venerazione circondavano Padre Pio, che subito con una battuta, rivolgendosi nei confronti del Presidente del Consiglio, gli disse: Eccellenza, mi ha portato solo un russo, me ne potevo portare tanti, tanti altri. E così poi, con una risata, subito sì, in un certo senso il clima divenne più familiare e il Presidente del Consiglio stette nella saletta con Padre Pio per circa 20 minuti. Ecco, per la storia, dopo qualche anno, Segni divenne il quarto Presidente della Repubblica Italiana.